Devo dire che dopo questa presentazione io posso andare via, perché ha già detto tutto. Però vi devo dire una cosa, che il mio amico Giorgio Terziani ha detto che durante una conferenza stampa c'erano molti giornalisti e poi nessun giornalista ha ripreso le cose che Giorgio ha illustrato. Io sono arrivato da Sorrento, dove c'è stato il congresso internazionale e nazionale di chirurgia vascolare. Quindi avevamo i cattedratici universitari, provenienti dalle varie università, e i chirurghi vascolari che operano in tutti gli ospedali. E guarda un po', la mia relazione è stata totalmente capovolta. L'epigenetica, ma perché epigenetica? Perché l'ha detto il mio amico, epigenetica? L'epigenetica è una scienza che nasce circa 70 anni fa. Noi pensavamo che il nostro DNA arrivasse direttamente, come è vero, dai nostri genitori, dai nostri nonni, dai nostri avi, come parola. Ma c'è una parte variabile del DNA che è legato all'ambiente, che è legato all'alimentazione, che è legato allo stress, che è legato all'amore, che è legato alla delusione. E questo fa cambiare elementi del DNA. Quindi il DNA non è una parte fissa, è una parte variabile, c'è una parte variabile. Ma io ritorno a fare il fisico. Torno a fare il fisico per dirvi, ma il DNA come è fatto? È fatto come una doppia elica, sì, l'avete visto, proprio da Biara e anche da Giorgio, la rappresentazione della doppia elica. Ma una doppia elica che cos'è dal punto di vista fisico? Che cos'è? È un'antenna, ovvero un circuito oscillante, ovvero un generatore di campo elettromagnetico. Ah, caspita! Ma allora ritorniamo davvero ad una visione del corpo umano che è profondamente diversa, profondamente stravolgente rispetto alla nostra conoscenza. Ma d'altra parte, i miei colleghi medici che vedo qua hanno avuto qualcheduno nell'interno del corso universitario che ha parlato di energie, di generazione di campi, di interazione di campi, di modulazione di campi, di modulazione. I medici continuano a utilizzare delle parole che sono tipicamente fisiche senza capirne il significato, senza capirne fino in fondo il significato, la modulazione, l'interferenza, le fasi. E allora voi vedete che l'integrazione c'è, non è un'invenzione. Quindi quando i miei amici universitari dicono oh, momento, ma questo non è venuto qui a prenderci in giro, questo sta dicendo delle cose importanti. Allora chi se ne frega che i giornalisti non abbiano ripreso le vostre considerazioni? Perché noi siamo i promotori della conoscenza, e quando nei vari congressi scientifici di medicina delle varie discipline possono accettare che arrivi lo Spaggiari e che lanci un grande masso in questa specie di palude in cui versa la medicina, beh, finalmente abbiamo la consapevolezza che la speranza non è l'ultima a morire. Capiscono che effettivamente la speranza è rappresentata da noi che siamo innovatori. E devo dire una cosa, che la scienza, badate bene, la scienza, se non è in grado di stupire, non è scienza. Grazie a tutti.